Un buongiorno, un buongiorno a tutti. Ovviamente con il nostro solito caffè qui al bar Dolce Vita. Sono da solo anche in questa occasione perché abbiamo ad attenderci qualcuno in un cortile non lontano da qui. Siamo al centro di Valdocco. Chi ci aspetta? Oggi è il nuovo ispettore dei salesiani del Piemonte della Valle d'Aosta, Don Leonardo Mancini. Voi il caffè lo potete sorseggiare con tutta la calma di questo mondo, noi invece facciamo un po' più di corsa, così andiamo a raccogliere, a recuperare Don Leonardo e vediamo che cosa ha da raccontarci. Buongiorno, arriviamo. Ancora ovviamente, una buona giornata a tutti, qua dal cortile di Valdocco. Don Leonardo Mancini, ispettore da oramai poche, poche ore dell'ispettoria dei Salesiani del Piemonte e della Valle d'Aosta. Beh, innanzitutto, benvenuto, Don Leonardo. Eh, Don Bosco ha fatto un tragitto da Torino verso Roma, dalla Basilica di Maria Ausiliatrice alla Basilica del Sacro Cuore. Eh, tu stai facendo il percorso inverso praticamente. Direi di sì, direi di sì. Eh, anche se ho imitato un altro tragitto, quello di Don Bosco con Mamma Margherita, dal colle Don Bosco a Valdò. Giustamente, perché la carica che eh, hai ricoperto fino ad adesso è quella di maestro dei novizi, noviziato del, del colle. Eh, sarà banale, però, con, eh, con quali sentimenti ti approcci, ti avvicini a? A questa, a questa sfida, a questa nuova avventura, missione? All'inizio eh, indubbiamente c'era un po' di trepidazione, ma perché eh, quando arriva un'obbedienza di questo tipo uno sa che deve rimettersi in, in discussione, ma non solo. Ehm, ehm, Bisogna imparare e accettare che non tutto può essere controllato, verificato, ti devi fidare di più degli altri e questo comporta un tuffo eh, innanzitutto in Dio, la fiducia in Dio e poi un, un tuffo e, una, e una, un surplus di fiducia nelle altre persone. E, è, è importante, è, è educativo per noi questo, però lì per lì eh, eh, crea un pochino di scombussolamento. E I tuoi amici di, di Roma, tu sei già stato ispettore eh, dalle parti di Roma, nell'Ispettoria Centrale, quindi il centro eh, d'Italia. C'è stato un, qualche augurio particolare, piacevole, che ti piace ricordare? I tuoi amici romani che cosa ti hanno, che cosa ti hanno detto? Che cosa ti hanno augurato? Oggi durante la diresta delle, delle sono arrivati parecchi messaggi anche. Eh, tu te ne ricordi qualcuno di questi auguri? Ma in particolare onestamente sì, mi sono arrivati degli auguri, per adesso non ne ricordo un in particolare, so perché mi hanno, mi hanno mandato messaggi ieri che durante l'assemblea dell'Ispettoria dell Centrale che si stava svolgendo al Don Bosco di Cinecittà a Roma, Don Stefano ha comunicato, Don Stefano è l'attuale ispettore, ha comunicato che oggi ci sarebbe stato l'insediamento mio e insomma i confratelli hanno... Hanno manifestato, hanno salutato con un applauso, un momento di, così, di, di vicinanza, di, di, di fraternità, di affetto, eh, questo, questa comunicazione. E, quel... Un legame in più tra i, tra sì, i salesiani certo, in, certo. Eh, in Italia. Eh, in questa ispettoria, secondo te. Quali sono le sfide oggi per i salesiani, ma più in generale, forse non solo in Piemonte, ma, in, ma in, tutta, in tutta Italia. Anche perché comunque la tua recente esperienza di maestro dei novizi ti ha fatto modo di toccare molto da vicino qual è il cuore di un giovane, no? Allora, la sfida, penso, principale che noi come educatori, evangelizzatori dei giovani ci troviamo davanti è in che modo eh, condurre verso il futuro. I ragazzi e, um, e un futuro che deve poter essere di speranza ma deve poter essere anche eh, in qualche modo mordibile, agganciabile. E, um, dobbiamo poter proporre eh, delle occasioni concrete di maturazione e di, e, um, e dico anche di lavoro, non solo di. di um, di tempo libero, di, di, di preparazione culturale. Ecco, dico in altro modo, eh, o meglio aggiungo un'altra sfida: la sfida della pandemia è certamente una sfida che ha lasciato il segno eh, sul nostro territorio, su, su tutta l'Europa, su tutto il mondo. E probabilmente ci attendono delle risposte a domande che la pandemia ha lasciato. E infine un'ultima sfida che mi viene da dire, noi siamo chiamati a educare ed evangelizzare, non sempre questo connubio però è, è semplice da portare avanti, il rischio di essere solo educatori o solo evangelizzatori è un rischio costante, come mettere insieme, come far capire che il Vangelo è sempre inserito in una cultura e che la cultura deve poter essere evangelizzata, questa è una sfida grande. Hai citato più volte la parola futuro, no? Una parola futuro che... Siamo in un periodo che mette paura. Mette paura ai salesiani, a volte perché crediamo di essere stati sorpassati. Mette paura ai genitori che a volte si sentono vecchi davanti alle esigenze dei figli o hanno paura per il futuro dei propri figli. Mette paura alle aziende che a volte non sanno se e come. Riapriranno o resteranno, resteranno aperte? Mette paura agli insegnanti, soprattutto in questi giorni in cui ci avviciniamo alle riaperture alla riapertura delle scuole. Ehm, Don Bosco invece non ha mai avuto paura della parola futuro, anzi, ai propri ragazzi diceva io per voi vorrei stare davanti addirittura al futuro. Ehm, secondo te nel, nel tuo ruolo anche di padre no? ehm, spirituale, eh, come si esce da questa dinamica che fa coincidere il futuro con la paura? È una domanda impegnativa, mi fa venire in mente che diversi anni fa eh, una ricerca sociologica che avevamo fatto nell'opera, eh, mi trovavo a Roma, in un'opera di Roma, eh, sul quartiere, eh, emergeva come dato più allarmante la mancanza di speranza nei ragazzi e parliamo di 15 anni fa, e nei ragazzi e nei giovani. E, e mi sembra che il dato non sia mutato, appunto, come tu. anche A, se Anzi, dire. forse questa pandemia, eh. lo sta, eh, la situazione che viviamo, lo sta addirittura rendendo più critico. Infatti. E nello stesso tempo, la stessa ricerca eh, diceva che però tra i giovani esiste una sorta di resilienza che porta a reagire eh, anche se a reagire con progetti in genere di piccolo cabotaggio, di, di breve gittata. Ecco. Eh, quello che noi siamo chiamati a fare è, mi verrebbe da dire, allungare la gittata, e cioè ehm, aiutare a comprendere che la vita ha senso. Eh, non solo quando si gioca per progetti di breve durata, ma ha senso anche quando ce la giochiamo completamente per una causa. Evidentemente per noi la causa poi più in grande si chiama Vangelo, si chiama Vocazione, si chiama. Eh, una cosa del genere richiede il dono della fede, non c'è dubbio. Eh, però noi possiamo prima di tutto viverla noi questa speranza forte, grande nel futuro perché il presente come il futuro è abitato anche da Dio e anche è abitato da Dio e questo non possiamo dimenticarlo e desideriamo trasmetterla questa stessa, ehm, questa stessa convinzione questo è un nostro dovere, un nostro impegno e certo dobbiamo anche domandarci eh, oltre al trasmettere un, un sentimento, una convinzione, come questa convinzione può prendere corpo, però credo che abbiamo gli strumenti per farlo. In un periodo di incertezza simile, Don Bosco ha usato un'arma particolare che si chiama oratorio, animato dal sistema preventivo. È un oratorio che a volte in questi tempi aveva perso un po' l'anima, non si riusciva più a capire che cosa fosse no? in, in mezzo ai giovani che si trovano a vivere tanti altri ambienti che forniscono iniziative, opportunità simili a quelle che una volta forniva l'oratorio. E è forse è il caso di riappropriarci e ritornare a rendere sempre più belli gli oratori, e se sì come. Io credo che noi ci abbiamo in questo momento l'opportunità di rigiocarci l'oratorio a partire dal suo essere casa che accoglie. E credo che una delle dimensioni di cui i giovani abbiano più bisogno, ma ahimè, o, o per fortuna o per provvidenza, anche noi come salesiani abbiamo più bisogno è recuperare la dimensione della casa. E come questo poi possa essere concretizzato, bene, qui la fantasia deve poter eh, trovare le sue strade, e però l'oratorio fatto solo di attività mh, varie, di tipo ricreativo, culturale, sportivo, va benissimo, ma non basta, non basta perché, perché altrove si trovano tantissime opportunità, ciò che dà qualità e dà mh, appeal, interesse, a, anche a queste attività è il clima che io posso trovare è, è la casa che posso respirare in un tempo in cui purtroppo tante famiglie non riescono a offrire questo clima noi abbiamo una carta straordinaria che possiamo e dobbiamo giocare c'era già qualcuno che tempo fa cantava neanche un prete per con, cui, con cui chiacchierare incontra anche tante famiglie non solo tanti giovani famiglie che adesso si dicono ma con la riapertura della scuola chissà cosa succede no? e viene fuori un guazzabuglio anche di, di emozioni, speranze e paure, l'abbiamo già, già raccontato. Che, che consiglio daresti a una famiglia con questo inizio della scuola? Ecco, fermo restando che, o meglio, facendo come premessa che eh, non sono molto addentro a tutte le le norme che sono state emanate relativamente alla riapertura delle scuole, quindi la problematica, sì, la conosco dai giornali, ma non ci sono entrato ancora dentro in modo eh, pieno e sistematico. Tuttavia, dico, io credo che se noi eh, rispettiamo le regole che ci vengono date e, mh, e se i ragazzi le rispettano e se le famiglie le rispettano, se eh, viviamo con senso civico questa emergenza che indubbiamente tocca tutti noi, eh, e, e le famiglie devono, devono, devono far sì che i propri figli rispettino queste indicazioni. Beh, io credo che, io spero, eh, no, 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 no. non ho strumenti veramente scientifici in mano per dirlo, però eh, spero e credo che si possa. Eh, affrontare serenamente un inizio di anno scolastico. Questa è una speranza, evidentemente. Eh. Non, non ho Però il, il, rispetto, rispetto il rispetto delle regole fa risuonare molto quell'onesti cittadini è che è un pezzo della strenna di quest'anno. Assolutamente sì. Cioè io credo che per primi noi siamo chiamati a dare testimonianza del rispetto delle regole. Noi come salesiani, come consacrati, come famiglia salesiana. E, e dobbiamo trasmettere questa stessa attenzione. Alle regole, ai ragazzi, e, ma perché sono per il bene di tutti. Quindi, l'idea che io non mi gioco solo per me stesso, non posso farmi solo gli affari miei, ma ho bisogno di tener conto che i miei affari sono gli affari di tutti e coincidono, il mio benessere coincide col benessere di tutti, questo deve potermi aiutare a dire: no, io le regole le rispetto. Don Leonardo, noi ti ringraziamo un in bocca al lupo grande e un ricordo per la tua missione ci vuoi salutare con un augurio? E certamente, auguro a tutti quelli che eh, hanno l'occasione di, di visionare questa intervista e di poter eh, rimanere affascinati da Don Bosco e dal suo desiderio appassionato di, di dare ai giovani non solo il futuro ma anche un presente bello, felice da buoni cristiani, onesti cittadini e un domani anche felici abitatori del cielo. Un presente che ovviamente noi proviamo ad abitare tutte, tutti i giorni con un caffè insieme a qualcuno. Il caffè l'abbiamo preso da soli in questa occasione ma abbiamo avuto comunque l'opportunità di incontrare Don Leonardo. Grazie ancora, un grazie, saluto a grazie. te e a tutti i telespettatori. Buona giornata.